Buonasera. Lettura del commento al Vangelo di Don Luigi Maria Epicoco di lunedì 19 dicembre 2022. È bello pensare che il Vangelo sottolinea che il Natale è possibile solo a patto che ci siano persone che si amano. E le storie che stiamo leggendo in questi giorni testimoniano proprio questo. Esse sono infatti coppie, famiglie, circuiti di bene e mai personaggi solitari che fanno tutto da soli. Oggi è raccontata la vicenda che riguarda una di queste coppie, Zaccaria ed Elisabetta. Il Vangelo ci tiene a dire che abbiamo a che fare con gente buona e giusta, ma che nonostante questo dettaglio, essi in realtà vivono la grande sofferenza di non essere riusciti ad avere un figlio. Ma Dio, proprio a partire da questa sofferenza, farà qualcosa di inaspettato, motivo per cui manda l'angelo Gabriele ad annunciare: «Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e gli porrai nome Giovanni. Tu ne avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino né bevande alcoliche e sarà pieno di Spirito Santo fino al grembo di sua madre. Convertirà molti dei figli di Israele al Signore, loro Dio. Andrà davanti a Lui con lo Spirito e la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto». Quella che può sembrare una notizia, in realtà crea in Zaccaria timore ed incredulità, e credo che sia assolutamente molto umano reagire così, specie dopo che si è passati un'intera vita ad attendere qualcosa che non è accaduto e che adesso sembra davvero improbabile. Da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. Zaccaria contrappone la sua vecchiaia, il suo limite, alla parola del Signore. Ma il punto è proprio questo. Dio è tale proprio perché può compiere cose non solo al di là dei tuoi limiti, ma proprio a partire da essi. Dopo quei giorni, sua moglie Elisabetta rimase incinta. Il Natale mette radici lì dove noi non possiamo più nulla. Il testo di questo commento lo potete leggere anche sul sito circultovolto.it. Buona riflessione.